Le ruspe in azione per sistemare un'area verde, quella ai piedi del cavalcavia Borgomagno tra Vicolo Aspetti e Vianibale da Bassano, spesso al centro della cronaca per episodi di spaccio. Questa mattina il sopralluogo del sindaco Massimo Bitonci per l'inizio dei lavori per la creazione di un nuovo parco giochi all'Arcella. Sono iniziati i lavori in quest'area verde tra il cavalcavia Borgomagno e il vicolo di Siena Aspetti. L'area sarà completamente recintata, ci sarà un parco giochi, un'area cani, verrà controllata dalla mattina alla sera, la sera verrà chiusa. Fa parte di una serie di operazioni che stiamo facendo in tutta quanta la città. Ringhiere e cancelli chiuse di notte per impedire che sbandati e spacciatori bivacchino in un'area che invece deve essere destinata a bambini, anziani o a chi vuole portare il cane a passeggio. Un'operazione di riqualifica che arriva a poche ore da un'altra ordinanza firmata dal sindaco di Padova in materia di sicurezza urbana, quella che vieta l'ingresso di adulti non accompagnati da bambini al parco Cavalleggeri in corso Milano, a pochi passi dalla caserma Prandina. Uno strumento usato dal sindaco per impedire che i profughi varchino i cancelli del parco giochi.